L'annunzio disse il chilometro più bello d'Italia, ma qua siamo sul chilometro della spazzatura, ecco, quindi non ci mancava il chilometro più bello della spazzatura. Quindi ecco. Questo è il chilometro più brutto d'Italia, ecco, se vogliamo dirla tutta, ma questa è una situazione che non è da oggi, questa è una situazione che perennemente si trova questa situazione, prima con AVR, oggi con Tecnoservice. Purtroppo queste sono macro discariche, sono discariche a cielo aperto, dove nessuno controlla. Io credo che sia la centesima volta che vengo in televisione a denunciare queste porcherie, queste nefandezze che fanno i cittadini di Reggio Calabria. Quindi purtroppo in questo momento la Tecnoservice... Lei ha detto giusto, i cittadini, perché poi ci sono i cittadini a sporcare, Ecco, diciamo il costo elevato che poi deve pagare il comune a Tecnoservice per prendere l'alcol. Esatto, queste sono macro discariche che poi hanno... Sono fuori contratto, ma c'è qualcosa in contratto, ma quando ci sono queste macro discariche, si devono impiegare dei mezzi, dei lavoratori, poi questo è indifferenziato e ha dei costi aggiuntivi che deve andare in discarica. Quindi se noi non riusciamo ad abbassare l'indifferenziato, purtroppo il problema su Reggio Calabria, su tutto il territorio, non si risolverà mai. In più, ora dico un'altra cosa, voglio dire, ci sono tanti di quei soldi che si devono del PNRR. Io credo e voglio pensare che sia la città metropolitana, che sia la Regione Calabria si trovano preparati a portare dei soldi verso questo sistema dei rifiuti che non funziona. Ho sentito dire in questi giorni che il presidente della Regione Calabria vuole mettere a bando l'inceneritore di Gioia Tauro, quindi questo è un buon intervento, quindi si devono mettere dei soldini per cercare di risolvere queste problematiche, di fare degli impianti di nuova generazione sul territorio. Poi voglio lanciare un'altra sfida a questa città, visto che noi abbiamo 16 circoscrizioni, portare il rifiuto al cittadino direttamente alla circoscrizione, quindi fare delle isole per portare il cittadino, perché purtroppo il cittadino sul Reggio non è indirizzato a fare più la differenziata, ormai aspetta il giorno dell'indifferenziato per buttare la qualunque. Quindi non si differenzia, questo non va bene, ha dei costi altissimi per l'azienda, per il comune e per tutti. Quindi ci vuole massima collaborazione dei cittadini di Reggio Calabria per questo problema. Se no è inutile che si fanno dei sforzi, è inutile che vengano società qui a Reggio ad investire dei soldi, che portano mezzi nuovi, che ci mettono l'anima, perché voglio dire, da 4 mesi che c'è Tecnoservice sul territorio, il porta a porta stava funzionando, ma poi qua siamo all'entrata dove c'è un mercato, i mercati generali, voglio dire, ma siamo veramente da terzo mondo, il terzo mondo non ci fa nulla, ma basta queste situazioni, ormai finiamola, nel 2022 a vedere questo scempio in una città metropolitana, ma non provate vergogna politici, non provate vergogna a vedere la vostra città in queste condizioni. Questa è la strada della vergogna, la città di Reggio Calabria. Bella, guardate che bellezza. È una vergogna, un chilometro di spazzatura. Acca. Chilometro più bello d'Italia è un chilometro di spazzatura. Ma guardate, va a monte. Pure. La Fiumara fino a monte, e chi? Pure nella Fiumara l'hanno buttata spazzatura. C'è di tutto. Ma secondo voi i reggini non amano questa città? Ci piace. Perché lo fanno tutti. Lo fanno tutti, no? Sì, allora facendolo tutti, ci sta comodo a tutti. Ti saluto.